una costa disumana, grande cortecchia al capitano e un due sponde da incorniciare, baci il gladiatore. Da Livorno è atterrato e Luca D'Ambra il carro armato, pantaloni neri e moccassini, la classe di Sandrini. È il più bel gioco che c'è, ma se vinciamo dal busecchio mi tiro l'acqua con un secchio e giuro faccio un gran casino se battiamo il circolino. Ehi, quante emozioni che il biliardo ci dà, che sensazioni che il biliardo ci dà. Marco Merloni, che però con la terza segna solo, tra virgolette, il punto. Sono due biglie per Marco Merloni, 3 punti, 42-15. Quinto consecutivo. C'è un birillo di seconda passata e null'altro. Inerzia saldamente nelle mani del giocatore del president. Non inquadrato, Gianluca Chiarini boccia per il 12 e per uscire, per portare a casa il match, 4 punti solo, 93-79. Buona costa per Fabio Corradini, l'abbiamo visto. Marco Merloni paga un birillo, probabilmente segna il punto. Tanto 8 di colore per Francesco Gobetti, si porta a 48, ma 68 per Fabio Giustiniani. Tanto segna il punto Fabio Corradini, ultima per Marco Merloni. Dieci punti per Francesco Gobetti, che si riporta in scia all'avversario, 5-8-6-8. Tanto porta a casa fino a... Metto di prima, 10 di seconda. Tutto in un colpo, partita di nuovo virtualmente in equilibrio. C'è un più 12 per Marco Merloni, ma un più 12 che significa ben poco.
Tanto vince Gianluca Chiarini che si ritrova in finale di batteria. Tanto tiro da 16 di Marco Merloni che ripristina le distanze 6-0-3-2. Terza per lui, naturalmente c'è un accosto di due sponde. Due biglie per Fabio Corradini, ma 35 a 60. Filotto di prima passata. Rimangono 8 i punti di bocciata. 43 a 60. 4-3, 6-0. Trasponde per Marco Merloni. Comunque lo spazio per mettere un buon punto per Fabio Corradini. Questo tiro di prima. Attenzione. Una probabile possibilità. Le bile sono staccate, non è facile. Si va per il big play.
Ottima biglia, solo un bianco. Niente risponde Fabio Corradini, molto stretta. Lascia due biglie dentro. Ed un calcio invitante per Marco Merloni. Sarebbe anche in caso di soluzione positiva. Archiviare il match, solo un bianco, ma 7-1-4-3. Fuori dal castello Marco Merloni, sicuramente la bocciata da Chito non è il suo punto di forza, ma comunque per il momento bocciato veramente in maniera insufficiente e si ricomincia con questo tre sponde, mentre c'è il sorpasso di Francesco Gobetti ai danni di Fabio Giustiniani, che nelle ultime due mani ha lasciato un po' andare la presa. E comunque 7-4-7-1 Francesco Gobetti. Lungo Fabio Corradini lascia ancora il punto. Eravamo già stati in 3 contro 1, ma tutti questi errori non li abbiamo mai visti da fare da lui in una stagione. Tiro d'effetto di Marco Merloni, 4 sponde. Una biglia in mano per Fabio Corradini, poco da realizzare. Vediamo se riuscirà a trovare punti da questa complicata biglia. La colpisce di prima, nulla di fatto. 2 punti, 4, 5, 7, 1.
metto esterno di prima passata. Se rientro non c'è il filotto, però 4771 meno 24. Termina le biglie, 3 contro 0 per Marco Merloni. Tenta un calcio veloce dalla biglia in alto, non colpisce, anzi colpisce di prima. Altro tentativo, entra troppo, per adesso una partita tutt'altro che godibile, molti errori, un paio di buoni tiri, ma nulla di più, ancora un errore, attenzione. E comunque 7-3, 4-7. Ennesimo pallino per Marco Merloni. Stavolta centra il castello e trova il 10, un 10 che forse indirizza la partita. Affonda la biglia, segna il punto. Ignazio ha saldamente nelle sue mani. E così dall'inizio della partita. Attenzione, Fabio Corradini, buonissimo trasponde. Due birilli bianchi, ma 5-5-8-3. Risponde forse lungo, ma ci sarà da guardare. No, segna. Stesso tiro da dentro per Fabio Corradini, che stavolta indovina l'angolo della spinta.
Ultima biglia per Marco Merloni che Azzeccalino aveva naturalmente tirato a Berilli con la bianca. Intanto ci ha raggiunto Valerio Alvisi dopo le alterne, molto alterne fortune a giocare. Allora, tu non hai seguito la partita, ma Inés è sempre nelle mani di Marco Merloni che però ha bocciato anche 5 pallini consecutivi senza portare a casa però Pirilli, e comunque Fabio Corradi, lontano parente di quello che siamo abituati a vedere. Naturalmente tutte le partite hanno una storia diversa, quindi anche lui non è un automa, non è Posso una dire macchina. che questo rende ancora di più l'idea di quando è bello vedere giocare questo giocatore, quando è in forma, e purtroppo le persone umane possono anche non essere nella giornata giusta. Sicuramente il cliente non era dei più comodi, anche Merloni, un giocatore molto scomodo. se ci ha già vinto Fabio Corradini a Massa Lombarda, ricordiamo. Sì, con un finale straordinario. Esatto, però tanto a fianco c'è ancora una partita in essere, perché Francesco Gubetti con una Non bocciata da molla. 10 si porta sull'86 a 94. Ma seguiamo Fabio Corradini in questa bocciata. Trova il 10. Forse 12 di rientro, vediamo. Così è, si porta a un tiro di distanza dall'avversario. 6-9-8-3. Mai darlo per morto, ricordiamolo, eh. Questo è un giocatore che bisogna stare molto attenti a pensare di avere già sconfitto. Intanto Fabio Giustiniani, andiamo a vedere, si infila e dà l'opportunità a Francesco Gobetti di chiudere, e chiude, 20, 20 e porta a il due casa volte campione il italiano match in una master. partita che sembrava persa, ma ricordiamo, si vince sempre a 100 a questo gioco qui. E Non si sa mai quello che può succedere. Francesco Gobetti in finale di batteria, quindi. Vero Draghetti che non si sa mai quello che può succedere? Sì, è vero, ma ti ricorda niente? signor Gubetti. Sì, purtroppo sì. Campionato Master di Castel San Pietro già in tasca. Cosa vinta e con un po' di fortuna anche me l'ha portata via, ecco. Grande rammarico nella tua carriera. Sicuramente. Tiro ad effetto veloce per Fabio Corradini. Intanto nell'altra sala c'è un interessante Gardini Gobetti come finale di batteria. Partita che non potremo mostrare. Ancora errore di Fabio Corradini, lascia due biglie a Marco Merloni.
adesso. Tiro ad effetto veloce per Fabio Corradini. Intanto nell'altra sala c'è un interessante Gardini Gobetti come finale di batteria. Partita che non potremo mostrare. Ancora errore di Fabio Corradini, lascia due biglie a Marco Merlone. Spiglia. Quattro punti. 9-5-6-9. Due sponde per Fabio Corradini a cercare l'affondo della biglia, la colpisce nella porzione, nell'ultima porzione utile. Stesso tiro per Marco Merlone. Che segna il punto. Attenzione al trasponde di Fabio Corradini che potrebbe anche riaprire in qualche modo il match. Un tiro difficile ma che bisogna tentare. Rimane stretto, probabilmente segna il punto. Fatta dall'altra bianca, bisogna prenderla proprio in maniera quasi dritta. O se deciderà di arrivare di seconda. E diciamo che un punto non è un punto semplice questo. No, può lasciare, per niente sì. Perché sono tutte parificate le biglie, quindi danno fastidio al tiro. Il tiro più importante della partita. Sì, probabilmente lo è. Ci sarà un tiro ad arrivare. Vediamo. Con un po' di spinta. Alla tiro fine in cui lui è maestro e dovrebbe aver riconquistato il punto. Vediamo, non è proprio. È da guardare. Sicuramente bisogna chiedere l'aiuto dell'arbitro, secondo me. Assolutamente da guardare. Il punto è rosso. Ultima Fabio Corradini che prova
poco da difendersi, secondo me. Cioè, devo mettere una biglia perfetta. Deve sperare in qualcosa di straordinario. Sì, soprattutto davanti direttamente nelle mani del suo... Sì, dovrà sperare anche in un errore dell'avversario, a mio avviso. Due sponde Marco Merloni, attenzione. Errore. Contro ogni pronostico c'è una... Allora, mi permetto di dire che bisognava sbagliarla, ma sullo stretto, non sulla... Bisognava prendere contro la biglia. È nata la famosa liscia. Non da Marco Merloni. Assolutamente. E comunque, 8-4-9-5. Si apre di nuovo uno spiraglio per Fabio Corradini. Trovo un birillo, attenzione al rientro, ma c'è l'incrocio e c'è il pallino e il gioco in alto. Non una bella notizia, ma adesso Fabio Corradini ha meno 14, quindi anche lui, se l'avversario non uscirà, avrà a disposizione delle biglie per portare a casa l'incontro. Primo tentativo di Marco Merloni, nulla di fatto. Punto rosso. Tanto ricordiamo che il vincente di questa partita incontra Alessandro Stella, che ha battuto Luca Lenini. Va per il match Fabio Corradini, entra poco. Ma non prende il punto, quindi toccherà ancora lui. Tentativo di calcio, la stampa, ma trova solo un birillo, anzi due birilli, 8 punti, 9-4-9-5, ultima biglia del match. Certo che vedere Merloni a braccia concerte mentre l'avversario tira per partita non è roba di tutti i giorni. E comunque, ultima biglia, c'è bisogno di due birilli bianchi. Comunque Valerio, con questo tiro abbiamo capito perché è arrivato terzo ai campionati italiani di Goresiana Coppa Fabio Corradini. E va per il pallino. Tre sponde difficili, ma non impossibili. Attenzione! Più passate. Passa il pallino e chiude. Trova il jolly Fabio Corradini. Penso una cosa importante, ha già vinto due partite contro Merloni in maniera a dir poco... incredibili, rocambolesche, ma stiamo parlando di un giocatore straordinario. Non vorrei che questo passaggio fosse...
un viatico per qualcosa di importante. Con Massa Lombarda ha chiuso una partita incredibile. Stiamo parlando di un giocatore straordinario che in questa partita ha giocato così così, quando giocherà bene. Comunque posso dire che Marco Benedetto deve fare soprattutto mea culpa, perché ha fatto un errore che probabilmente lui non ha mai fatto nella sua carriera, no, o quantomeno ne ha fatti veramente pochi, ecco, di questi macroscopici sbagli. Ha perso due partite con Corradini, una più incredibile dell'altra. Certo, e queste partite lasciano il segno, ricordiamolo. Tutti di là le finali battaglie, ho detto per favore, tutti di là. Bene, noi momentaneamente chiudiamo il collegamento, ma proveremo di proporre su Diretta Fibri Slam on Demand tramite Facebook alcune fasi delle tre finali di batteria che si svolgono nella sala adiacente a quella dalla quale trasmettiamo. Per il momento chiudiamo il collegamento con live stream, ma saremo pronti a riprenderlo per le batterie delle ore 20. Ancora tanto biliardo, tante boccette qui da Imola per i campionati italiani di prima categoria individuale. Microfono. Ma già ha lasciato un piccolissimo segno il giocatore che il prossimo anno sarà nel roster della Taverna Verde Forlì, in una squadra che dovrebbe lottare per i primi tre posti, diciamo. Christian Glass l'ha bocciata, il primo pallino per lui, anzi il secondo, scusate. Diciamo che la decima ora di diretta si può anche fare qualche... Sono 10 punti, ma il pallino è molto corto. Troppo corto, forse. Tanto si registra 18-13. Esatto. Calcio a rovescio di Luca Molduzzi, tiro difficilissimo per ma un lui secondo mortale. Me è stato uno dei più forti di tutti i tempi a fare questo tiro, lo faceva nelle buche e lo fa anche adesso. Sì, diciamo che nelle buche è più agevole come tiro, ma lui in questi, anche in questi biliardi lo fa sembrare uno un tiro facile. Uno dei 3 o 4 più forti che ho visto. Diciamo che uno di quei giocatori, Valerio, tu me lo puoi confermare, che fa sembrare facili i tiri difficili. Sì.
comunque buona copertura per Cristian Galassi, costretto al due sponde in accosto Luca Olduzzi. Risponde a risalire per Cristian Galassi, obiettivo la biglia bianca, ci sono 8 punti, tiro praticamente perfetto. Stesso tiro per Luca Molduzzi. Che alza il pallino e adesso Cristian Galassi cercherà un tiro di calcio. Ultima controllata. Galassi. Prendere il pelo della palla, si fanno i punti e si carica il pallino, lo si porta alla sponda per non crearsi dei problemi. Infatti subito è andato a vedere che c'è questa doppia opzione, la palla col pallino. Invece decide di fare un tiro a giri, da fermo, e realizza un bel birillo. Soprattutto obbliga l'avversario a non effettuare più nessun tiro. a 21, ancora Luca Molduzzi, la bocciata. Tanto ci sono 8 punti, attenzione all'incrocio, lo sfaccio della bianca, vediamo se riesce ad evitare, passa un capello dal birillo. Tanto stavo guardando, Valerio, gli spareggi di domani per entrare nei 16. Uno è Andrea Ribani, Luca D'Ambra. Attenzione, guardate che tiro, Cristian Galassi realizza il addirittura rosso. 16. Tiro calcolato, solo il rosso. Non tocca la palla, va nel quadrante superiore, tiene il punto. Poi abbiamo un Amos Casadei, Luca Alpi. Molto bella anche questa. Ma in ordine di bellezza e di qualità, l'altra è Gobetti Corradini. Stellare. Naturalmente, chi vince fra Molduzzi e Galassi? Andiamo a vedere. Incontrerà chi vince fra Leonardi e Nicolini. Quindi questi sono i 4 spareggi. Ricordiamo 20 gironi, quindi direi 4 spareggi a memoria. Sì. Visto l'ora tarda chiedo sempre conferma, perché prendere gli abbagli a quest'ora, siamo all'ordine del giorno, anzi della notte. Partita che hanno deciso di giocarsi all'attacco. Lunga corta per Luca Molduzzi, di precisione. Vediamo, molto largo. Apre veramente poco. Tocca la biglia ma rimane sopra il castello. Scappa via con la sua. Intanto alla terza mano siamo 40-39. Sì. Questa volta opta per il tiro di taglio. Attenzione a entrare troppo, entra troppo e attenzione che adesso la sua palla rimane pericolosamente sopra il castello. Naturalmente Cristian Galassi è di fronte a un dubbio. Piano forte? No, anche se andare a punto, perché non è mica obbligatorio attaccare. Diciamo che è il vantaggio di biglia, ma è troppo bella questa biglia. Troppo non, bella. Non facile, da largo. Tirare da largo può appena la si tocca si fanno i punti e si mette in gioco gli 8 di colore. Attenzione. Cala tantissimo.
E alla fine c'è un birillo, ma non c'è il punto. Biliardo che non è molto facile tirare, no, a giro. Ho già visto delle pendenze notevoli. A questo punto non ha scelta Galassi. Sì, un altro tiro d'attacco. Esatto, sarà o lunga o corta. Ma c'è anche il tiro di tagliata normale, vediamo. Lunga o corta? Sfrutta le caratteristiche del biliardo, dovrebbe tendere a venire verso il castello, la biglia, vediamo. Questa è molto larga, però. Però vediamo come cala verso il centro, però è stata tirata veramente larga. E ha bevuto anche un bianco, credo. Era praticamente impossibile bere un birello, eppure... Sono tre di colore... È stata una mano un po' funambolica, è successo di tutto. Sì, l'unica cosa che non sono successo sono stati i punti che non sono venuti giù in maniera copiosa. Comunque 4-7, Luca Molduzzi, 4-3, Cristian Galassi. Intanto inizia anche l'altra finale di batteria. Andrea Nicolini, primo pallino e 10. Ma andiamo da Luca Molduzzi. Non mi ricordo se ieri sera quando ci divertivamo a fare pronostici l'abbiamo inserito fra i sei nomi, i tre tuoi e i tre miei, ma direi di no, ci siamo dimenticati. Luca Molduzzi. L'hai messo? Sei sicuro? Mi viene troppo facile. Manderemo i nostri assistenti a cercare la registrazione per avere la certezza. Due sponde a Cristian Galassi, 3 contro 1, tiro importante per apparecchiare il gioco e far spendere la bianca all'avversario. Perfetto. Non riesce a segnare, crediamo. Comunque 2-0. Non è semplicissima questa partita. Lo sai, se il punto era rosso poteva spostarsi la biglia e fare un bel calcio, invece adesso non è neanche facilissimo dare il tiro di alleggerimento. Sì, perché può anche girare la rossa, attenzione. Sì, ma è uno dei pochi casi che è meglio tirare di due sponde. Sì, un due sponde un pochino veloce con circa 30-40 centimetri. Esatto, perché si può anche fare gli 8 di colore con una biglia, giusto? Intanto finale di batteria tra Rasponatori, Cicognani, Giordani.
Cristian Galassi alla bocciata. 4-5, 4-9. Biliardo non particolarmente facile da domesticare per la bocciata. Soprattutto se bocci stretto, tende a tornare indietro. Ricordiamo che questo è stato il biliardo di Mazzarini da quando sono qui a giocare. Spesso l'abbiamo visto anche tagliare poco, anche lui, visto che è un... uno di quei giocatori che ama bocciare vicino ai birilli, ma spesso e volentieri l'abbiamo visto fare fatica, però è chiaro che l'abbiamo anche visto fare dei pieni a ripetizione. Ma mi ha detto che gli piace poco. Poi avrà altri vantaggi dal punto di vista del gioco, ma ricordiamo che Marco Mazzarini insieme ai suoi compagni ha perso la finale del campionato italiano di prima categoria in quel biliardo, se ben ricordo. In una partita funambolica. Sì. Un signore che non conosco, tale Enrico Rosa, non so se tu lo conosci. Rosa Enrico. Tanto Luca Molduzzi va per l'affondamento della biglia rossa. Dire Rosa Enrico più cannibale di Eddie Merckx. Direi proprio di sì. Tiro d'accosto per Luca Molduzzi. Sembra corto. Probabilmente può anche aver segnato, ma è rimasta in alto la biglia. Non sappiamo se ha segnato. Allora, segnato, ma la biglia è alta, quindi vediamo. Cosa deciderà di... Beh, due spondine strette per sì. Andare sopra il pallino, certo. Deve tirarla il più liscia possibile. Però da come si mette con il braccio potrebbe anche pensare del calcio della biglia bianca, eh? Sì. Sì. Infatti così è. La trova. Realizza un capolavoro. E trova due bianchi. Questo è un tiro capolavoro. Lo abbiamo visto, cioè lui che ha la fortuna di avere le braccia, è importantissimo avere le braccia lunghe in questo gioco. Diciamo che arrivi dove vuoi in qualsiasi biliardo. Abbassa il pallino, il poldo nazionale e dovrebbe aver trovato una biglia, due punti e il 5-1-5-3. Intanto iniziano a volare gli ometti in mezzo alla sala biliardi. Stanno provando i respawnatori, quindi... Ma torniamo alla nostra partita, che è meglio. Filotto di prima di Luca Molduzzi. Pallino decisamente ancorato a sponda corta. Buona prima di Cristian Galassi, si va a parificare su pallino, c'è il due sponde per prenderla mezza e farla scivolare via e parificarsi a sua volta. Rimane stretto Luca Molduzzi. Terzo in arrivo per lui.
attenzione a non essere corto. Biglia che scivola verso il centro, viene avanti per così dire, è quarta e ultima in arrivo della mano. Passaggio a vuoto del, come possiamo dire, ex giocatore della Bocciofila Imola. Figlio però di una palla perfetta. Certo, ancora una volta ribadiamo quanto la prima di ogni mano sia fondamentale. Diciamo è un po' come la prima di servizio del tennis. Sì, la differenza è che è più difficile la prima di servizio del tennis perché la puoi sbagliare, che hai la possibilità, qui se sbagli secondo la prima, secondo tiro, famoso second service, se, qui se sbagli la prima potresti anche non bocciare mai, se sbagli sempre la prima biglia. Naturalmente stiamo parlando di questi livelli, della prima categoria, nel quale ci sono tutti i giocatori di livello eccelso. Tanto Claudio Leonardi trova non inquadrato un 10 a bocciare che diventa forse 10 punti e si riporta in scia ad Andrea Nicolini 18-15, il suo vantaggio di Andrea Nicolini. Tanto Christian Galassi cercava di mettere bene la biglia, non riuscito il tentativo, rimpalle la porta comunque dentro la sponda, ma c'è ancora un'altra biglia per potersela lavorare, poi proverà attaccare ancora, secondo me, schizzare la biglia bianca. Questo è il tiro, basta pelarla e alzarla 15 centimetri. Si spazientisce il poldo nazionale. Era già capitato alcune mani al suono, se non sbaglio, vero? Stesso tiro. E questa è una cosa che 20 anni fa non avrebbe mai fatto di spazientirsi, era un muro. Ricordiamo che anche Luca Molduzzi. Attenzione a questo tiro. 50, quindi da tantissimo. Attenzione a questo tiro. Brutto tiro di Christian Galassi. Non paga niente. Però. Tutto come prima, ma terza in arrivo per lui. Riprova il tre sponde sul pallino libero. Questo sembra meglio, vediamo se allarga. Tanto meglio. Allarga tantissimo in una maniera impressionante. Ultima in arrivo. E adesso rimane solo un tiro per Christian Galassi. Arrivare a giri, fare il rosso e mettere il rosso sopra la sponda del biliardo per dare meno vantaggio all'avversario possibile. Soprattutto con il rosso si porterebbe 87. E poi tiro effettuato di massimo taglio. Vediamo se è buona la spinta. Ha fatto il rosso, credo, no? Sinceramente l'ha segnato, sì, per l'ha segnato, cui vuol dire l'ha che l'ha fatto. E a questo punto penso che la partita sia andata. Sì, non ci sono grandi prospettive per Molduzzi. Il rosso sulla sponda difficilmente verrà fatto. No, non credo proprio. Per Molduzzi c'è la possibilità di fare 8 di colore. Proverà probabilmente a fare un birillino. Questi sono i tiri che uccidono le partite. Tu ne sai qualcosa, vero? Tutte le volte te lo chiedo, ma magari uno di questi giorni mi manderai un accidente. L'ho subito tante volte. Attenzione. Quando uno è fuori classe fa un tiro del genere. Questo è uno dei tiri più belli che ho visto in tutta la giornata. Posso solo dire bravo. Tiro di 6-7-8-7. Di grandissima classe. Creano qualche problema al nostro amico Remo.
sento di dire miglior arbitro di Imola di tutti i tempi. Allora, adesso il rosso però non è più sulla sponda, vero? Ma non, il rosso non si fa più, cioè sarebbe già importante fare otto di colore. Se la biglia alla nostra sinistra era in alto si poteva provare con la carambola, ma essendo giù tutte e due noi stiamo parlando di nulla. No, lì l'unica cosa è che bisogna provare a fare una tagliatina, a portare la rossa 5-6 cm sotto per fare gli otto di colore, naturalmente. Si rischia tanto. Ci prova, Luca. Passa via. Passa via. Potrebbe forse fare un birillo. Forse fa un altro birillo. Non l'ha fatto. Ha fatto? No, lo ha fatto invece. Complimenti, bel 4. 7-1-8-7. E adesso c'è quella palla lì che è molto bella, ma è un tiro da pomeriggio, Massimo, non si può fare in gara, è troppo rischioso. Tiro assolutamente da pomeriggio. Eppure mi sento che ci proverà. Se Moldù si fa questo tiro io mi alzo in piedi, applaudo. Lo sa anche lui che è un tiro che è più facile che lo porti alla sconfitta. Però io credo che alla fine l'incoscienza del grande campione prevarrà su tutto il resto. Vediamo. Eccolo. No, tenta di fare un altro birillo con il pallino. Rimane corto, forse entra. Due biglie, due di biglie. Colore. 74. Diciamo che 74 con 10 bocciare diventa certo. Bene perché però adesso 8 di calcio, 4 di calcio, colore, metti che vengono 10 a bocciare e dopo attenzione, 2 di prima, 10 di seconda, addirittura 12. E 12 di terza, 8, 6, il 8, grande 7, campione volatone all'improvviso lanciato. Il rosso sembrava aver ammassato, stordito, invece l'ha fatto solo arrabbiare. E adesso quello che ha bozza è Cristian Galassi, convinto di aver fatto un tiro da aver archiviato la partita, si ritrova avanti di uno ad un tiro dalla vittoria o dalla sconfitta. Intanto Luca Molduzzi approfitta subito dell'errore dell'avversario. Tiro d'effetto, Cristian Galassi segna il punto. Ricordiamo domani dalle 9 i restanti 11 gironi eliminatori. Indicativamente le fasi finali dovrebbero iniziare per le ore 17. Ma noi saremo già in collegamento, credo, verso mezzogiorno per proporre le finali di batteria dei gironi della mattina e poi andando avanti non stop fino al termine della manifestazione, sperando di finire ad un orario accettabile. Ultima per Cristian Galassi, gioca sulla propria. Due
due sponde, attenzione alla calata solita verso il centro, ma va verso la biglia del punto, quindi segna due biglie e si va 8-9-8-7, ci vuole la stessa bocciata di prima per uscire, un 12. Attenzione che non ci andiamo lontano. Eccolo là. Maldussi vince una partita spettacolare, incredibile. Come sono le partite, qualcosa di incredibile. Due 12 finali. Io non avrei dato un capello dopo che Garassi ha effettuato quel rosso. Forse neanche lui, Valerio. Allora, andiamo nell'altra partita. Claudio Lunardi, Andrea Nicolini, che sarà l'ultima proposta odierna. Beh, se non altro abbiamo visto una partita che ci fa capire domani che ci sarà da divertirsi. Sì, assolutamente, anche perché cominciano ad andare a infilare dei pesci grossi. Tanto sono 3 punti, 2 biglie per Claudio Lunardi, che è 40-29, una partita ancora assolutamente da decidere. A Claudio Lunardi, 0 punti stavolta, un altro biliardo che è difficile da domesticare, anche se devo dire che il giocatore del Circolo dello Sport veniva da 2-10 consecutivi.
dei pesci grossi. Tanto sono 3 punti, 2 biglie per Claudio Leonardi che si porta a 40. 40-29, una partita ancora assolutamente da decidere. A Claudio Leonardi, 0 punti stavolta, un altro biliardo che difficile da domesticare, anche se devo dire che il giocatore del circolo dello sport veniva da 2-10 consecutivi.
viene a controllare se c'è l'entrata per il lunga corta. Difficile in questa posizione riuscire a conquistare il pallino, meglio fare un tiro di attacco. Lunga corta di estrema precisione, un incastro di stecca. Decide di non rischiare, era un tiro veramente difficile. Quasi parificato. Se la palla passa dietro la bianca, problemi non ce ne sono. Bella biglia, due biglie. Sembrano, eh. Tre punti. 48-53. Vediamo se equilibrio. Proseguirà con la marcia esagerata che l'abbiamo visto stasera di Colini. Assolutamente, prosegue. Altro filotto. Che diventa 10 di terza passata. Soprattutto molti 10 dei filotti, infatti pochi. 5-8-5-3. Due sponde per Andrea Nicolini, sembra buono, leggermente corto, vero Valer? Perché sì. Lui ci voleva nascondere fra il pallino, esatto, e la rossa. Voleva una mezza palla più lunga. Due spondine dalla parte opposta, stesso tiro ma dall'altra parte. Buona anche questa. Sì. Va a segnare un punto non facile e adesso c'è lo stesso tiro per Claudio Leonardi, volendo anche lunga corta. Ma è il tiro di prima, l'unica opzione, credo, vero? Sì, lui deve solo scegliere se arrivare a giri o arrivare con della spinta e tirare il pallino verso il basso. Ricordiamo che lui è in vantaggio di biglie, quindi... teoricamente dovrebbe essere conveniente il gioco a misura, però bisogna sempre averla la misura, cosa che Leonardo non difetta, la giri, non difetta al giocatore cesenate. Stavolta il due sponde è sulla propria per cercare la carambola giusta. Bravissimo, cosa che avviene palla. Puntualmente. Mano di ottimo livello. Adesso tiro a spingere. Sì, dovrebbe affondare il pallino e fare due biglie. Bassa. Bisogna arrivare sopra la biglia bianca. Detto fatto, due biglie per Claudio Leonardi. Biglie molto belle.
56-58. Ecco, noi diciamo tiro spingere facile per questi giocatori. Per questi giocatori. Perché è un tiro che... Tra l'altro, sì. 5-6-5-8 con la bocciata a disposizione per ritornare davanti. Momento di prima è finito. Anche questo è un biliardo che regala ben poco. Credo che bisogna avere veramente la bocciata perfetta per fare filotto in questa. Naturalmente il filotto di prima è quasi automatico, però diciamo con la bocciata più passata è difficile fare dei pieni in questo biliardo. Due sponde Andrea Nicolini, tenta di togliere la maglia rossa. Perfetto, assolutamente perfetto. Sta giocando veramente a un livello adesso, Claudio Leonardo, invidiabile. Costretto a entrare fra le due bianche, a spingere, sì, il pallino verso sinistra. L'importante è non stare larghi e non stare corti. Sembra buona. Buonissima. Molto buona. Anche Andrea Nicolini non è da meno. Va via con rimpallo anche questa. Dovrebbero essere 5. Saranno 5 di colore, direi. 6-3-5-8. Tone. Un giocatore ormai è un totem. Ricordiamo che passa abbondantemente la settantina. Ed è una di quelle eccezioni che confermano le regole, no? Che a 70 anni. Io gli ho detto che da quando è iniziato lui a giocare sono cambiati varie volte i biliardi, i birilli, il gioco, le biglie, gli avversari, i bar. Il suo livello di gioco è rimasto sempre, diciamo, dalla parte alta. Leonardi meno 11 per cercare di ritornare in scia l'avversario. Filotto di prima, vediamo se il rientro porta un altro birillo. Non è così. 6-8-7-1, si va avanti quasi in maniera speculare. Ottima prima di Andrea Nicolini, sembra coperta, vero Valerio? Sì, sì. Infatti c'è solo il trasponde per il punto. V
Buona Biglia. Buona Biglia di Claudio Leonardi. Due sponde, Andrea Nicolini, sembra molto buona anche questa, affonda la biglia e voilà, punto stretto. Dopo la prima parte di gara con Linari, Nicolini ha giocato un livello esagerato. Adesso c'è un tiro di tre sponde a risalire, a cercare la bianca, un tiro molto difficile. Ed è per questo che Claudio Leonardi l'ho preso alla perfezione. De biglia. Comunque due sponde abbastanza agevole per Andrea Nicolini, quasi a spingere come amiamo dire ogni tanto. Si può anche apprecchiare per il colore. Cosa che avviene puntualmente. Adesso è obbligatorio per Claudio Leonardi affondare il pallino, giusto? Certo. Attenzione, potrebbe passare anche lì in mezzo, ma riesce, a trovare l'ultima porzione utile. Si salva. E cancella il nido delle biglie dell'avversario, che avrà anche il suo bel da fare per segnare questo pallino. Sì, non proprio sempre. No. Alla volta, perfetto. Vuole liscia, bisogna passare non lontano dalla biglia bianca e atterrare sotto il pallino. E anche non lontano dalla rossa qui, eh? Decide di fare il due sponde interno. Secondo me non ci arriverà, però vediamo. Sì. Ecco, essendo il biliardo, ci hanno comunicato che uno che diciamo avrà fatto un 150 partite in questo biliardo. L'importante è stare corti, però è stato solo corto. Direi tre anni di campionato, vero Luca? Adesso sto parlando con Luca Monduzzi. No, tre in questo biliardo, prima eravamo alla Tozzona, quindi è un'altra storia. Ma diciamo che gli ultimi tre anni ha giocato sempre quel biliardo lì, se ben ricordo. Comunque 7-1-7-0, bocciata per il sorpasso. E naturalmente dopo il brillo di seconda sfiora tutto fermo, ma l'abbiamo già visto quante volte in questi anni. Questo biliardo regala zero. Comunque, più uno Claudio Leonardi, o se preferite, meno uno Andrea Nicolini. 7-2-7-1. Tre sponde. Riesce a segnare. È un tiro semplice. Molto bene, però. Bravissimo Nicolini. Adesso ci sarà quasi un dritto per dritto per portare il pallino vicino nei a quella dintorni rossa. Della rossa e mettere in difficoltà l'avversario. C'è anche la guida della bianca dall'altra parte. L'importante era tagliarla dalla parte giusta, cioè sull'abbondante. E non sarà così semplice riconquistare il punto.
valutazione di Andrea Nicolini, un tiro complicato. Tenta il due sponde, carambolando sulla propria forse, vediamo. La prende troppo piena e lascia il punto. Forse due biglie addirittura. No, una sola, ma momento non felice. 7-4-7-1. Avresti fatto anche tu quel tiro lì, Valerio? No. Io suggerivo un trasponde dall'altra parte. Io avrei spinto contro la mia biglia bianca. Vedi, tre. Comunque erano tutti tiri di sette. Assolutamente. Pallino decisivo. Con un pieno troverebbe quel min break, sì. Ma rovescia. È un clamoroso rovescio. Nel senso che ne devono fare pochissimi a Leonardi. Soprattutto stasera in grande spolvero a bocciare. Ricordo di Leonardi, l'ultima gara che ha fatto nelle buche per giocare al nostro gioco, campione dell'Emilia Romagna singolo. Un titolo che fondamentalmente, insomma, gli ha assegnato anche questo titolo. Risponde a cercare la bianca, a cambiarla, e voilà, leggermente largo se vogliamo trovargli un difettuccio, ma alla fine segna, quindi buona biglia. Attenzione Andrea Nicolini che va per il trasponde, solo per il punto, certo, e pallino in una posizione favorevole. Sembrava che beveva le ultime 4-5 mani, un paio di errori in tutto dei due giocatori, errori diciamo tra virgolette, perché erano tutti punti dove non è stato segnato il punto, erano tutti tiri a fondo della biglia e sono 5 di colore. Sette quattro Andrea Nicolini con la bocciata. Allora, quello che abbiamo detto per tutti i bocciatori che abbiamo visto qui non vale per Andrea Nicolini, eh? No. Tanto c'è il due sponde per Claudio Leonardi sul pallino, vediamo, misura ottima, angolo pure. Bah, c'è un birillo. Tanto rischiamo l'allagamento da piogge torrenziali. Abbiamo visto Giordani andare a punto con un pallino che... Attenzione a sbagliarla sul largo, mamma mia, è andata bene, eh? Rischia la vita. C'era veramente dei grandi. E alla fine forse segna anche il punto.
se la ride Claudio Leonardi in maniera ironica, perché sapeva che poteva anche succedere un disastro a suo favore. Ci è mancato poco. Altra biglia perfetta, dobbiamo dire. Sì, adesso probabile un trasponde colpire la biglia rossa. Non semplicissimo, c'è anche la guida della rossa in zona castello. Invece tira di taglio, forse il colpo in testa addirittura. No, no, di taglio. Tiro di taglio sulla biglia o sul pallino, liscio. Attenzione però che... No, scivola via. E adesso c'è un calcio invitante, possiamo dire, vero? Calcio di Claudio Leonardi, decisivo naturalmente, entra poco, una biglia due punti, tanto di fianco il match ball per Brunaldo Cicognani, 9-5-7-3. E la chiude, vincitore di batteria Brunaldo Cicognani, e aspettiamo l'ultimo vincitore di batteria per oggi, che sarà o Claudio Leonardi, che però è sotto nel punteggio ma ha la bocciata per ritornare in parità o sorpassare l'avversario, o Andrea Nicolin. Bocciata morbida, ma credo al massimo un birillo. Così è, infatti. Ho una domanda da fare a Brunaldo Cicognani e presto gliela farò. Massimo, quanti gironi ha vinto in carriera? Adesso se passa di qua glielo chiediamo. No, va via dall'altra parte, glielo chiediamo un'altra volta. Potrebbe essere anche un bel numero, cosa dici? Secondo me siamo vicini ai... Allora, 50, 40, 40 anni di carriera? Secondo me siamo vicini ai 1000, sì. Allora, due pezzi per Andrea Nicolini, perde il vantaggio di biglie, tirerà l'ultima in questa mano. Solo il tiro a misura per
Claudio Leonardi, crediamo. Invece prova di affondare la biglia. No, passa di secondo. Otto zero, otto quattro. Comincia a litigare con il biliardo alla bocciata Claudio Leonardi. Ma questo è già successo anche ad altri, quindi. Rimane leggermente corto, quindi tre sponde per Claudio Leonardi. Decide una mezza tagliatina, cercando di affondare la biglia rossa e caricare leggermente il pallino verso la sua, leggermente lungo, ma solo di un'inezia. Certo, non vorrei, Massimo, che queste ultime due o tre bocciate a vuoto per Leonardi fossero deleterie. Sì, anche perché l'avversario non sembra non mollare proprio. Vediamo, il trasponde è buono. Buonissima biglia. C'è il pallino. Bisogna toccare il pallino. Sì. Fare il punto, Massimo. Neanche troppo difficile. Sono altri tiri. Sbaglio, angolo zero, questo bene? Se però prendiamo pieno il pallino diventa un tiro, un trasponde a colpire la biglia rossa. Non semplicissimo, c'è anche la guida della rossa in zona castello. Invece tira di taglio, forse il colpo in testa addirittura. No, no, di taglio. Tiro di taglio sulla biglia o sul pallino, liscio. Attenzione però che... No, scivola via. E adesso c'è un calcio invitante, possiamo dire, vero? Calcio di Claudio Leonardi, decisivo naturalmente, entra poco, una biglia due punti, tanto di fianco il match ball per Brunaldo Cicognani, 9-5-7-3. E la chiude, vincitore di batteria Brunaldo Cicognani, e aspettiamo l'ultimo vincitore di batteria per oggi, che sarà o Claudio Leonardi, che però è sotto nel punteggio ma ha la bocciata per ritornare in parità o sorpassare l'avversario, o Andrea Nicolini. Bocciata morbida, ma credo al massimo un birillo. Così è, infatti. Ho una domanda da fare a Brunaldo Cicognani e presto gliela farò, Massimo. Quanti gironi ha vinto in carriera? Ha
Adesso se passa di qua glielo chiediamo. No, va via dall'altra parte, glielo chiediamo un'altra volta. Potrebbe essere anche un bel numero, cosa dici? Secondo me siamo vicini ai... Allora, 50, 40, 40 anni di carriera? Secondo me siamo vicini ai 1000, sì. Allora, due pezzi per Andrea Nicolini, perde il vantaggio di biglie, tirerà l'ultima in questa mano. Solo il tiro a misura per Claudio Leonardi, crediamo. Invece prova di affondare la biglia. No, passa di secondo. Otto zero, otto quattro. Comincia a litigare con il biliardo alla bocciata Claudio Leonardi. Ma questo è già successo anche ad altri, quindi. Rimane leggermente corto, quindi tre sponde per Claudio Leonardi. Decide una mezza tagliatina, cercando di affondare la biglia rossa e caricare leggermente il pallino verso la sua, leggermente lungo ma solo di un'inezia. Certo, non vorrei, Massimo, che queste ultime due o tre bocciate a vuoto per Leonardi fossero deleterie. Sì, anche perché l'avversario non sembra non mollare proprio. Vediamo, il trasponde è buono. Buonissima biglia. C'è il pallino. Bisogna toccare il pallino. Sì. Fare il punto, Massimo. Neanche troppo difficile. Sono altri tiri. Sbaglio, angolo zero, visto bene? Se però prendiamo pieno il pallino diventa un tiro.
Tanto siamo già una decina di ore di diretta. Domani sarà peggio, lo sai, vero? Esatto, abbiamo fatto il defatigante per domani. Passa via senza toccare. Naturalmente questa sicuramente non è una biglia fortunata, ma alla luce di tutto c'è la spinta che è sbagliata, giusto? Certo che c'è l'errore. E adesso si va con il trisponde. Veloce. Ha tentato biglia, pallino, castello, giusto? Ma è un tiro che... Devo dirlo, non voglio neanche commentare. Tiro che non ci sta. Molto meglio. Comunque, terza per Claudio Leonardi, che va lì e si posiziona molto bene. Guarda, per contro ci sta di più questo. Certo. Certo. Prendi il pallino, fai partita al 93%. Sì, sì, bisogna sempre prenderlo, perché il lancio di palle è quello che è. Vediamo, sembra stretta. È stretta, infatti, però attenzione che c'è il doppio gioco. Mamma mia, una goccia di sudore freddo nella fronte di Claudio Leonardi. La palla è a un capello dal birillo rosso. Claudio Leonardi dirà: l'ho scampata bella. Una biglia 92, ci vuole il filotto per avere il diritto di sfidare Luca Molduzzi nello spareggio di domani. Qui in tribuna con noi sta studiando l'avversario. Magari non lo conosce benissimo, avranno giocato 200 volte, ma lo stesso. Attenzione, birillo di prima, 10 di seconda e partita. Vince Claudio Leonardi. Claudio Leonardi con merito, ma diciamo che qualche concorso di colpa c'è. Sì, assolutamente, anche se devo dire Nicolini ha giocato abbastanza bene, bocciato benissimo. Claudio, una battuta, un secondo, ti volevo fare una domanda, una battuta più che proprio una battuta di battuta. Dicevo con Luca, con Boldo, ti sto studiando, perché chi vince lì deve... Allora, vi siete incontrati un centinaio di volte? Ecco, infatti. Comunque complimenti e a domani per lo spareggio che sicuramente documenteremo. Ciao. Buonanotte qui da Imola. Domani dalle 11, mezzogiorno, via. Si ricomincia e poi si va avanti a sfinimento, perché la gara è lunga e ci sarà da divertirsi e per noi anche da faticare un po', però. Lo facciamo volentieri per chi ci segue. Per adesso è tutto. Buonanotte della Boccia Freddimola. Domani il bello deve ancora venire.